Polimedica del dottor Giuseppe Fortugno è un centro medico per la cura dell'obesità e del sovrappeso, specializzato nella prevenzione delle malattie metaboliche. Polimedica, grazie al proprio team di professionisti di altissimo livello e a una struttura moderna, accogliente e funzionale, offre numerosi servizi personalizzati e con standard di qualità elevata. Nutrizione e dietologia, con medico specialista, diabetologia, endocrinologia, ecografia, chirurgia dell'obesità e psichiatria. Inoltre pacchetti personalizzati per famiglie e per pazienti che effettueranno più visite. Studio Polimedica, Corso Garibaldi 277, Siderno. Polimedica, qualità ed efficienza al tuo servizio. Kamsa, paint your feet. Pregunta, stile da vivere. Ci troviamo al centro storico di Siderno. Dai nostri pascoli la mozzarella ha un solo nome, il mar. Dal latte fresco appena munto, direttamente sulla tua tavola. Ilma è non solo mozzarella, formaggi di ogni tipo. Ilma è genuinità a portata di bocca. Tutta la bontà del latte fresco nei prodotti Ilma. Caseificio Ilma, Contrada Vasì, Caulonia. Fresco in tutte le stagioni. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermonton Lane, Siviglia, Heritage, Mastai Ferretti, The Seagull, Lucky Lou, Canadiens, US Polo, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion, condominio La Galleria, primo piano, sopra BNN. Studio dentistico Dental M di Giovanni Marrapodi. Uno studio d'avanguardia dove vengono eseguite tecniche di implantologia computerizzata assistita con risultati di eccellenza. Protesi fisse e mobili, impianti dentali, implantologia a carico immediato. Perché andare lontano? Qui soddisfiamo ogni tua esigenza con un'equipe medica proveniente direttamente da Messina. Ortodonzia per adulti e bambini. Ortodonzia estetica, igiene orale, odontodiatria conservativa, otturazioni estetiche e intarsi, ed inoltre radiologia panoramica in sede. Questo e tanti altri servizi da Studio Dentistico Dental M, Bosco Sant'Ippolito, Bovalino, strada per Belloro. Studio Dentistico Dental M, per tornare a sorridere. C'è un'azienda nel cuore dell'antica Locria Pizzafiri che sa rendere unica la tua casa. Vetreria, serramenti, Vincenzo Montaleone SRL, che ti offre una vastissima gamma di decorazioni su vetro, stampa digitale, stratificazione con tessuti e glitter, resine colorate, sabbiatura, incisione, fusione, rilegatura, cristalli madras, specchi sagomati in tutte le forme, vetro ceramico, arte sacra, esclusivisti Saint-Gobain Glass e Climalit Partners da oltre 40 anni. Trasformiamo pregiati cristalli grazie al marchio Design Partner. Porte interne, porte scorrevoli in acciaio e vetro temperato, box doccia su misura, in cristallo e PVC, esclusivisti di zona dei sistemi Ponzio, serramenti dalle prestazioni eccellenti, infissi in alluminio e legno alluminio, veneziane automatizzate in vetrocamera, tapparelli antiscasso, la nuovissima zanzariera plissé a rete liscia, portoni blindati, vetreria, serramenti, Vincenzo Montaleone SRL, dal 1974
vetro, l'eccellenza del Made in Italy, gli artisti del vetro, gli artigiani del serramento. E l'appuntamento del weekend con la rassegna stampa di Telemia, rigorosamente in diretta. Ben ritrovati a tutti. Sabato 28 ottobre, tante le notizie oggi nel primo piano. Intanto questa mattina la mobilitazione a Polistena a difesa della sanità e poi l'attesissima conferenza stampa questa mattina intorno alle 10 a Siderno del sindaco della città Pietro Fuda dopo l'accesso antimafia. Poi questa sera bisogna ricordare, questa notte, di mandare indietro le lancette dell'orologio, si ritorna all'ora solare. Tanti temi, anche quelli prettamente calcistici. È il giorno della partitissima Milan e Juventus, si gioca alle 18 a San Siro, e poi quelle che riguardano naturalmente le squadre calabresi che ritornano in campo tra oggi e domani. Questo naturalmente nella parte finale della nostra rassegna stampa in coda, quando ci occuperemo di calcio. Ma andiamo con ordine, è il momento delle prime pagine, vediamo subito l'apertura che riserva Gazzetta del Sud. La Calabria del Rosatellum, la legge elettorale rispolvera i collegi uninominali di Senato e Camera dei Deputati, potrebbero essere 7-8 per Montecitorio, 3 o 4 per Palazzo Madama. Proseguiamo, fotonotizia di centropagina, ci spostiamo a Reggio, la Camera di Commercio si defila, primo no all'entrata nella SACAL, vedete, novità, qui l'aeroporto dello Stretto Tito Minniti che sarà gestito per 30 anni dalla SACAL. Subito taglio alto, titolo sottotestata, Villa San Giovanni, beni confiscati a imprenditore, la DIA blocca il patrimonio da 5 milioni di euro di Domenico Passalacqua. Per quanto riguarda Reggio, maltrattamenti in famiglia, due arresti e poi subito di spalla Polistena, lo dicevamo in apertura, mobilitazione a difesa della sanità nella piana. Melito, assenteismo, Meduri, chi non lavora si licenzi, lo dice il sindaco e poi Siderno. Accesso antimafia, è il giorno del Fuda Show. Ciclismo, giro 2018, Pizzo Scalea, unica tappa in Calabria. Lasciamo la prima pagina di Gazzetta, vediamo questa notizia intanto che riguarda Gioia Tauro. Fondacaro parla con la DDA, la Cosca Piero Malli treme, il pentito svela la massomafia. Questo per quanto riguarda la cronaca. Lasciamo Gazzetta, ci occupiamo subito del Quotidiano del Sud per proseguire questo nostro giro, quelle che sono le notizie di apertura di prima pagina. Subito giustizia, risarcimenti record in Calabria, i dati del Ministero dell'Economia sugli indennizzi che lo Stato ha dovuto pagare, solo nel 2016 spesi oltre 13 milioni per due errori e 140 casi di ingiustizie, di ingiuste detenzioni. La regione supera i 4 milioni e mezzo nei primi mesi del 2017. A Montepaone, nel Catanzarese, la fotonotizia, si era invaghito di una donna e la molestava da un anno, arrestato, e un animatore del Cosentino finito in manette per abusi su una 14enne. Vedete qui un'auto dei carabinieri. Lamezia, scioglimento, Mascaro annuncia battaglia. Il sindaco, vogliono far fuori chi difende gli interessi della città. Lo aveva già detto e
lo ha confermato in consiglio il sindaco di Lamezia Terme, darà battaglia contro la proposta di scioglimento del comune per mafia. Vogliono far fuori chi difende, dice il primo cittadino, gli interessi della città. A Melito, all'anagrafe, un solo dipendente, lo sfogo del sindaco dopo il blitz. L'inchiesta sull'assenteismo a dominare ancora nelle prime pagine dei quotidiani calabresi. E poi il commento, Rosatellum Calabria e Peones, ancora il taglio basso, Reggio, direttore generale, nomina vicina. Per il delicato ruolo nella città metropolitana serve una figura di esperienza. Il sindaco, orientato su Umberto Nucara, già dirigente al comune Scopelliti, lo volle alla regione Calabria. E come dicevamo, stanotte entra in vigore l'ora solare, bisogna spostare le lancette indietro di un'ora, tutto questo intorno alle 3 questa notte. Bene, abbiamo così completato con quelle che erano le prime pagine, occhiata velocissima anche al nostro portale www.telemia.it, effettuiamo l'aggiornamento per quanto riguarda le notizie del giorno. Abusò di una 14enne, arrestato animatore di un villaggio turistico, vedete la notizia rimbalzata anche sul nostro portale, poi confiscati beni societari e personale ad un imprenditore regionale, poi il Giro d'Italia 2018, conferme anche dalla stampa nazionale sulla partenza della tappa da Roccella Ionica. Un fantoccio di Minniti davanti alla sede PD di Ro, vedete questa è la notizia che domina in apertura nella nostra bacheca. E poi Anci, si profila la sfida tra due sindaci, Gianluca Callipo e Sergio Abramo. Gianluca Callipo è sindaco di Pizzo, Sergio Abramo è sindaco di Catanzaro, entrambi appaiono in questa foto. Siderno, il 4 novembre il primo congresso del circolo locale di Sinistra Italiana. E poi Ferrovie Romeo del PD, una Calabria meno isolata, il nostro impegno per il futuro. Ecco la notizia che rimbalza in bacheca, l'intervista realizzata dalla collega Maria Teresa Criniti. Sara Fazza rilascia la nostra emittente dopo 2 anni, auguri alla nostra giovane giornalista. E poi ancora ciclismo, Giro d'Italia 2018, Roccella Ionica in ballottaggio con Pizzo Calabro per ospitare la partenza della tappa calabrese con arrivo a Praia a Mare. Un fattoccio, lo dicevamo, di Minniti davanti alla sede PD di Ro. Anci, si profila la sfida a Calipo Abramo. E poi i campionati dilettantistici, le designazioni arbitrali del weekend per quanto riguarda le sfide di oggi e domani. Per quanto riguarda Siderno, ancora per lo sport è nata una nuova scuola di atletica leggera, grande successo per il primo Open Day. Possiamo tranquillamente lasciare anche il nostro portale www.telemia.it. Quest'oggi iniziamo la nostra diretta con il quotidiano del Sud, vi ricordiamo, a beneficio di chi si fosse messo in visione solo adesso, che questa è la prima pagina di informazione che stabilmente ogni mattina vi offre Telemia per quanto riguarda le notizie più importanti della giornata attraverso la nostra edicola digitale. Noi andiamo subito all'interno, sono tanti i temi che tratteremo, dalla politica, la cronaca giudiziaria e soprattutto alla sanità, con questa mobilitazione di Polistena questa mattina attesissima, tra l'altro migliaia di persone, sindaci, amministratori e gente comune parteciperà per la difesa dell'ospedale e della sanità in tutta la piana. Vediamo subito le notizie all'interno, ci occupiamo di giustizia, vediamo la pagina numero 6, lo anticipavamo nei titoli di apertura, risarcimenti record in Calabria. Il presidente della Camera Penale di Reggio, troppo lavoro e organico carente, anche nel civile la situazione è critica. Oltre 13 milioni di euro per ingiusta detenzione nel 2016, 4,5 milioni nei primi 5 mesi del 2017. Qui un'aula di tribunale. Proseguiamo ancora con l'interno, sempre del quotidiano, adesso l'emergenza, la pagina è la numero 9, andiamo direttamente a Catanzaro, scuole sicure, fatti riservati, la risposta del dirigente, disponibilità a un accesso non dispendioso in termini di risorse e tempo. La provincia di Cosenza rigetta l'istanza di accesso agli atti del Codacons. Qui vedete il vicepresidente nazionale del Codacons, Francesco Di Lieto. La provincia di Cosenza non usa mezzi termini e sulla sicurezza delle scuole ubicate sul suo territorio non ha intenzione di fornire notizie dettagliate. Così risponde Picchia all'istanza di accesso agli atti con la quale il Codacons aveva sollecitato la consegna di copia dei certificati antisismici e di agibilità di tutti gli edifici scolastici di competenza dell'ente intermedio. E poi l'allarme lanciato a settembre, l'85% degli edifici è a rischio, lo dicevamo in un approfondimento, e anche
anche oggi c'è un altro approfondimento in merito a quelli che sono gli edifici ad alto rischio nella nostra regione. Dunque l'allarme era stato lanciato addirittura a settembre e l'85% degli edifici è a forte rischio. Continuiamo. Altre notizie. Le pagine Calabria che anticipano i temi tra poco della Locride, la Mezzia scioglimento sarebbe ingiusto. Conferenza stampa del primo cittadino affiancato dalla sua maggioranza. Mascaro afferma mettere a tacere un sindaco che batte i pugni è una manna dal cielo per molti. Vedete qui il sindaco della Mezzia Terme, Paolo Mascara. A Melito invece, dopo il blitz assenteisti, l'anagrafe resta con un solo dipendente. Lo sfogo da parte del sindaco della città di Melito Meduri. E poi fondi dell'Unione Europea, la Corte dei Conti certifica il fallimento della giunta Oliverio, questo è il virgolettato, così l'europarlamentare Ferrara. L'inadeguatezza di questo governo regionale continua ad essere certificata nero su bianco e questa volta ci pensa la magistratura contabile ad evidenziare che la Calabria continua a perdere importanti risorse comunitarie. E quanto afferma l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara, commentando il giudizio di parificazione del rendimento e del rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2016. E poi 'ndrangheta via, confisca beni per 5 milioni, imprenditore di riferimento della cosca Bude Merti, sigilli a quote di aziende, ristorazione, traghetti, Porsche e barca, vedete qui Cola, Scilla e Lentini per quanto riguarda la conferenza stampa. E noi proseguiamo sempre con la crisi idrica, questa volta così cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a pagina 11, Cosenza, che vogliamo fare della Sorical? E questo è il punto di domanda. Il consigliere chiede di arrivare a un accordo con i comuni, Graziano in un'interrogazione dice no a una società di riscossione ad hoc. Ecco Giuseppe Graziano, segretario questore del Consiglio regionale della Calabria. Mobilità, ponte di Cannavino, l'ANAS rassicura sulla sicurezza del viadotto, in una lunga nota spiega i tanti problemi tecnici. E poi ancora Catanzaro, articolo 1, MDP, strappo insanabile dal Partito Democratico, la forgia, ricostruire la sinistra nei territori, il tour calabrese del capogruppo a Montecitorio. Ancora per quanto concerne i fatti del giorno, ancora temi all'interno delle pagine regionali, Catanzaro, la notizia firma di Stefano Anni a Papaleo, Placanica assolto, accusatori indagati, l'ex carabiniere del G8 era accusato di abusi su un minore. Contro di lui le dichiarazioni della sua ex, vedete in questa foto Mario Placanica. Cotronei al Palumbo, turismo all'anno zero, la denuncia di un imprenditore che ha già subito intimidazioni. Mega furto, dunque ruberie nelle case e niente acqua in prossimità del ponte, vedete qui il garage nel quale erano depositati, dunque qua si trova all'interno del noto villaggio turistico Palumbo. In azione sette incappucciati e guardiani assenti. Per quanto concerne la notizia arriva da Cosenza, premio al sindaco lucano che si commuove, il primo cittadino di Riace indagato, infangato, un ideale, avevamo realizzato un ideale, ha detto a chiare lettere lucano. Crotone, aeroporto, rientra la protesta invece dei sindacati convocati dal presidente della SACAL. Noi continuiamo con Montepaone, centro del Catanzarese, la cronaca, fermato il molestatore seriale, come ultimo atto minaccia il suicidio in caso di un nuovo rifiuto. Da oltre un anno perseguitava una donna di cui si era innamorato follemente. I carabinieri di Soverato sono intervenuti per porre fine all'incubo di una donna di Montepaone, dunque nel Catanzarese. A San Lorenzo del Vallo, di spalla, animatore invece abusava di una ragazzina. L'animatore di un villaggio turistico accusato di aver compiuto atti sessuali nei confronti di una ragazzina di età inferiore ai 14 anni. È stato arrestato ieri dai carabinieri della compagnia di Sapri, in provincia di Salerno. Dalla Piana, Lauriana di Borrello maltratta la moglie davanti ai figli, giovane finisce in carcere, lei vittima pure di violenze sessuali. Vedete in questa foto i carabinieri di Lauriana di Borrello hanno notificato l'ordinanza. Per quanto riguarda la pagina di Reggio, vediamo subito l'apertura che anticipa anche i temi che troveremo nelle pagine di Locride e Piana. A Gioiosa un nuovo movimento civico ed è subito opposizione a Fuda. Ricordiamo che Gioiosa Ionica in primavera rinnova il Consiglio comunale, ci sono le prime indiscrezioni e i primi movimenti, sembra che stia avanzando un nuovo movimento civico.
Approfondiremo dopo la notizia. A Rizzicoli invece Fondazione San Francesco, lavoratori non pagati da 8 mesi. Città metropolitana, verso la scelta del direttore generale, il sindaco Falcomatà si orienta verso Umberto Nucara. Già dirigente al comune di Reggio, Scopellite lo volle con sé alla regione Calabria. Vedete qui intanto Palazzo Alvaro e questo è Umberto Nucera. Il treno di Renzi, anche i pulcini di FD bloccati alla stazione. I ragazzi di Gioventù Nazionale protestano per essere stati tenuti lontani dalla manifestazione. Volevano protestare, volevano criticare l'arrivo di Matteo Renzi. E noi andiamo ad occuparci subito dei temi che riguardano prima la Tirrenica, subito dopo i temi attesissimi che riguardano il nostro comprensorio, ovvero la Locride. Vediamo subito il titolo di apertura per quanto riguarda Bagnara Calabra. Locride, ambiente ancora in rivolte, dipendenti dichiarano nuovamente lo stato di agitazione. I lavoratori ogni 16 del mese siamo costretti a scioperare, ora basta. Vedete un'assemblea dei lavoratori di Locride Ambiente a Bagnara. Villa San Giovanni, Gioè Vieni del Movimento 5 Stelle contro Sicleri, a ciò che merita. Vedete Milena Gioè in questa foto. Ancora Villa San Giovanni, weekend di ogni santi, cambiamenti in arrivo per la circolazione stradale, le decisioni del commissario prefettizio Saladino, previsto un servizio navetta per il cimitero. E adesso è il momento della Grecanica, vediamo, Melito Portosalvo, non ho il dono dell'ubiquità, dopo l'arresto di 7 dipendenti comunali per truffa. Il sindaco Meduri si difende, non potevamo sapere nulla, gli uffici sono autonomi, si difende così il primo cittadino. Ancora Melito, assessorati, Nucera, subentra De Pietro, la consigliera dissidente della minoranza entra nella squadra di governo del primo cittadino. A San Lorenzo, altro centro del Regino, i lavoratori ASED incrociano di nuovo le braccia, i commissari colpa dei comuni insolventi. L'azienda è in amministrazione giudiziaria dopo l'inchiesta Ecosistema. Proseguiamo, ci andiamo ad occupare subito di Gioiosa Ionica. Lo dicevamo, nasce un movimento civico ed è già opposizione a Fuda. Vi ricordiamo che Salvatore Fuda, sindaco che ha riconfermato la sua possibile dunque ricandidatura per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative di primavera. Primi fermenti dunque in vista del voto primaverile. A Gioiosa Ionica il voto della primavera 2018 registra già qualche fermento, lo dicevamo, potrebbero essere due comunque le liste, dunque nasce un movimento civico. Gerace Beatrice di Borbone per la prima investitura in terra di Calabria, ordine costantiniano, vedete qui Beatrice di Borbone. Poi Caulonia, interventi sul ponte Ponte Allaro, vertice interistituzionale, ci siamo occupati del Ponte Allaro, qualche giorno fa vanno a rilento, infatti i lavori ci sono sempre, più disagi per quanto riguarda gli automobilisti e la circolazione. Ritorniamo alla notizia di Gioiosa, questo voto primaverile, vedete qui intanto Salvatore Fuda, dicevamo per lui si prospetta una ricandidatura. In primavera, quando si rinnoverà il Consiglio Comunale, con tantissime riconferme e diverse new entry, stando a quelle che sono le ultime notizie che arrivano da Gioiosa, professionisti e imprenditori tra i promotori intanto del patto apartitico. Anche qui per questo movimento civico tanti i nomi per quanto riguarda la candidatura a sindaco. Per quanto concerne invece Brancaleone, Agostino Belcastro riporta questa notizia, Verde Pubblico, contratto prorogato, servizio di gestione alla cooperativa Zante, vedete qui il municipio di Brancaleone. Oggi una sola pagina della Locride, per cui ci spostiamo direttamente alla pagina della Piana, Palmi, Ligne, Taurenzi, vedute differenti. La compagine di Ippolito punta alla creazione di una metropolitana scoperta. Circolo Armino per il ripristino, il comune vuole farne in parte una pista ciclabile. Vedete un tratto delle linee Taurenzi. A Rosarno, uomo della cosca per la pentita pesce, non colpevole per i giudici del tribunale. Giuseppe Spataro era finito in manette nel 2014, la cronaca giudiziaria. A Taurianova invece la Corte d'Appello capovolge il verdetto, Zagari e Crea assolte, entrambi condannati per mafia in primo grado. Due notizie in breve, li andiamo a scoprire insieme. Rosarno ai domiciliari per armi, a Cinque Fondi invece soldi falsi, ci sono 2 arresti. Abbiamo così completato con la pagina numero 24, ancora Piana con Rizzicoli da 8 mesi senza lo stipendio. La situazione dei lavoratori della Fondazione
San Francesco d'Assisi. Gentile della Sulpe, soldi incassati, dice, da rete e prefettura, non si capisce il ritardo. Vedete qui la sede della Fondazione San Francesco d'Assisi di Rizziconi. A Cittanova Sprar il comune respinge le critiche, illustrato intanto il progetto per quanto riguarda gli immigrati. Vedete qui il Palazzo Municipale di Cittanova. Per la prima volta dunque in Italia si è conclusa un'intesa forte, sinergica tra diversi livelli istituzionali, mettendo al centro proprio la responsabilità dei comuni e partendo dal nesso tra accoglienza, immigrazione e crescita. Inizia così la lunga e articolata risposta dell'amministrazione comunale di Cittanova alle critiche piovute sull'adesione alla rete SPRAR da parte del comune di Cittanova. Non tutti hanno gradito naturalmente questa scelta. E poi Taurianova De Leo di FDL ne ha per tutti, vige un clima da ex DDR, dice, bandi e assessorati, Ierelle con Sicla, rivedete qui Aldo De Leo, Rosarno, Tunisino, resistenza e furto, c'è un arresto. Era questa l'ultima notizia della Piana, siamo già allo sport, alla serata di Milan e Juventus, lo dicevamo in apertura, esame per due, Montella, la gara della svolta, Allegri, dobbiamo avere ancora fame, il rossonero, finalmente vedo la luce, il bianconero Bonucci, dispiace non averlo come avversario stasera, ricordiamo, è squalificato il grande ex dunque Bonucci. Per quanto riguarda le calabresi, il Crotone, servono i tre punti, l'allenatore Nicola potrebbe optare per il turnover, in attacco confermati Budimir e Trotta, ricordiamo che il Crotone gioca con la Fiorentina a Lezio Scido, una gara importantissima, Crotone reduce dalla sconfitta di Roma sul rigore, il centrale difensivo è esordito a Roma, i nostri tifosi ci spingeranno alla vittoria, parla Simic, difensore centrale dunque pitagorico. Eccellenza, tre bisacci in cinque si dimettono dalla società, divergenze nelle decisioni. Andiamo a dare un'occhiata ancora all'interno, la Regina che gioca oggi pomeriggio all'Oreste Granillo contro il Catania, mister Maurizio ha deciso il 4-3-1-2, altro esame di maturità per la formazione dello Stretto, il tecnico, la squadra ha fame e vuole continuare a fare punti. Catanzaro, attenzione all'Andria, si gioca alle 18:30 a Torre del Greco, Catanzaro che arriva da un buon pareggio a Trapani, 3-3, Dionigi avvisa la squadra, hanno una classifica bugiarda, vorranno rialzarsi. Vedete il tecnico e Catanzaro Davide Dionigi che sta dando la carica giusta ai suoi ragazzi. Cosenza, per quanto riguarda la formazione di Pietro Barea, suspense per l'attacco, ma in casa rossoblu si confida di avere i due titolari disponibili per Lecce, Brachelet non al top, Mendicino si è fermato e poi Tutino squalificato e Sueva ha operato, problemi di formazione per il tecnico dei Lupi, rende nessuna paura, qui il tecnico Trocini che sta compiendo veramente un ottimo lavoro e la vera dunque sorpresa di questo campionato, il rende in questa prima parte di stagione. Locri Sersale e per la vetta in promozione, ben sei le sfide previste oggi, tra cui la super sfida di Locri in prima, sono 7 le gare che si giocheranno oggi, gli Amaranto ospitano i giallorossi catanzaresi nell'anticipo di Eccellenza. Vedete qui mister Scorrano che vuole i 3 punti oggi nella sfida che si giocherà all'Ocri, dunque con inizio alle 15:30, una gara importantissima quella della formazione locrese, dunque l'Ocri che non vuole certamente sbagliare in questo anticipo di Eccellenza. Per quanto riguarda le altre notizie ci occuperemo poi all'interno di Gazzetta, nel frattempo a proposito di Gazzetta andiamo ad occuparci ancora di quelli che sono i temi del giorno, staccando con il quotidiano ci andiamo ad occupare di Pagine Calabria, anche qui dominano tante notizie, soprattutto quelle della politica e il Rosatellum, ma poi anche i temi della sanità, e vediamo subito a proposito di Rosatellum, il Rosatellum organizza la Calabria, 4 collegi al Senato e 8 alla Camera, sono le ipotesi più accreditate per la suddivisione del territorio regionale, è cominciata la lunga corsa alle candidature per le elezioni politiche, dunque la Calabria sarà in divisa in 8 e forse in 7 dalla Rosatellum vistato giovedì dal Senato della Repubblica. Vedete qui giovedì l'ultimo passaggio in aula, la legge elettorale è stata
vistata definitivamente dalla Camera di Palazzo Madama. Sanità assunzioni nelle ASP, intesa tra Scura e il sindacato, invece giovani tirocinanti ormai alla fame e senza un futuro. Ieri la protesta alla cittadella di Catanzaro. Oliveri, il governatore, sollecita il ministro Poletti e la direzione dell'INPS. Lo sfogo, messo in piedi un sistema confuso e senza alcuna prospettiva. Vedete il raduno, la protesta l'ennesima davanti alla cittadella di Catanzaro e poi l'incontro con il governatore. Intanto, per quanto riguarda sempre la vicenda Rosatellum, sono 30 parlamentari uscenti in Calabria eletti nel 2013 con il Porcellum ormai messo in archivio, sono veramente tantissimi. E ancora, per quanto riguarda i temi delle pagine calabre, la cronaca giudiziaria, la massomafia, i piromalli e le Sud America. Al centro del reticolo di relazioni pericolose ci sarebbe l'avvocato Giuseppe Luppino, arrestato nell'inchiesta Metauros. Il pentito Marcello Fondacaro ha parlato ai magistrati della DDA anche di banchieri corrotti e professionisti infedeli. Vedete in questa foto al servizio del clan l'avvocato Giuseppe Luppino all'uscita della questura dopo l'arresto. Marcello Fondacaro invece, 58 anni, è ritenuto un colletto bianco vicino alla cosca di 'Ndrangheta Molè. Andiamo a Reggio Calabria, quanto scrive Francesco Tiziano, è un imprenditore vicino alle cosche di Villa, la DIA gli confisca un patrimonio da 5 milioni. Il provvedimento del Tribunale, misure di prevenzione di Reggio a carico di Domenico Passalacqua, sigilli a immobili, quote societarie, una Porsche e una barca da 8 metri. Vedete qui anche un panificio a Villa San Giovanni figura nella lista dei beni confiscati dal centro operativo DIA di Reggio. Continuiamo con le altre notizie, ci spostiamo nella piana di Gioia Tauro. Laureana di Borrello maltrattava la moglie, bracciante, finisce in manette. L'uomo è accusato anche di violenza sessuale, è stato condotto nel carcere di Palme. Vedete i militari, i carabinieri hanno eseguito l'ordinanza da parte del GIP. Voltiamo pagina, temi ancora tutti calabresi. Cosenza rende Castrolibero, rivive il sogno della città unica. Dopo la nascita di Casali in Presila e di Corigliano Rossano, campagna per rilanciare il progetto. Il presidente della commissione affari istituzionali indica la via da seguire. Vedete qui l'ex sindaco Pietro Minutolo e qui i primi cittadini di Rende e Cosenza ne parlano da tempo. Marcello Manna e Mario Chiuto si sono già confrontati sul progetto. E ancora, contro il clan Giampallamezzi, narcotraffico, chiuse indagini per 56 imputati, ci sono tutti i nomi. La cosca vendeva droga per fare cassa, comprare armi e compiere altri delitti. Andiamo al taglio basso, fusti sospetti rinvenuti in località Savini di Vibo, nel territorio di Sorianello, trovati 25 vecchi bidoni, subito sequestrati dalla procura di Vibo Valencia, esclusa nella zona la presenza di radioattività. Vedete in questo fotone, in fotino appare il procuratore Bruno Giordano, segue con attenzione l'evolversi della vicenda. Rimaniamo sempre all'interno, la cronaca di Reggio, come ogni mattina la Camera di Commercio si defila, ne acquisterà le azioni della Sacal Tramontana, l'ingresso era opportuno ma bisogna seguire le norme. Aeroporto, la giunta non verrà riconvocata, ha pesato il no dei revisori dei conti. Villa Aurora ha chiesto un vertice invece al prefetto di Reggio, la clinica adesso è senza contratto. La mensa non è partita perché manca la scia, il documento lo deve produrre l'azienda unica partecipante vincitrice della gara. L'assessore all'istruzione Anna Nucera è cauta e sta seguendo i passaggi. Vedete fermo il servizio mensa a Reggio Calabria. E noi lasciamo la pagina di Reggio perché andiamo ad ospitare altre notizie sempre all'interno di Gazzetta del Sud, come al solito spazio ai temi che riguardano la Tirrenica. Iniziamo con Polistena, 9 palme, 5 stelle all'attacco del sindaco Tripodi. Case popolari in cerca di acquirenti, Palmi, il consigliere Trentinella si è recato all'Aterp, sono 417 gli alloggi che possono essere venduti agli aventi diritto. Altra notizia a fianco, Tribunale di Parmi, la guardiania degli Alvaro era concordata. Le dichiarazioni in aula sono state divergenti rispetto alle indagini. E ancora, l'imprenditore non ha ammesso che quel controllo gli era
imposto dagli Alvaro. A Polistena si sfila in corteo per il diritto alla salute nella piana questa mattina. Dunque la protesta, oggi la grande manifestazione voluta dal sindaco della città di Polistena, Michele Tripodi. Si attende naturalmente tanta gente, molti cittadini partiranno da Melicucco e si uniranno alla protesta. Vedete il palco allestito in Piazza della Repubblica. Proseguiamo ancora a temi che riguardano la piana, ci occupiamo questa volta di porto, il porto di Gioia Tauro. In arrivo il nuovo scanner, il controllo sui container sarà totale. L'apparecchio sta per essere trasferito dalla Polonia. Il sistema di ispezione mobile è pronto per essere collaudato. Nei giorni scorsi si è verificato un incidente tra gru e carrello senza feriti. Vedete qui maggiori controlli, l'area di lavorazione del porto di Gioia Tauro che sarà adesso ispezionata con il nuovo scanner. E ancora per quanto riguarda Rosarno, cimiteri, istituita commissione consigliare, poi Gioia Tauro, lungo fiume Budello, uno scempio senza fine, rifiuti di ogni genere accatastati in strada per quasi un chilometro, un problema che purtroppo si rinnova. Vedete, spettacolo senza dubbio indecoroso quello che si vede in questa foto che noi ingrandiamo a beneficio di tutti voi che ci state seguendo. Un'intera strada, vedete, è stata trasformata in discarica. E ancora Duomo esposto il reliquario della Madonna delle Lacrime a Gioia Tauro, unica tappa nella piana. Oggi momento speciale nella residenza per anziani Santa Rosa. Vedete l'arrivo, il reliquario affidato al parroco Don Scordo fa ingresso nel Duomo di Gioia Tauro. Affianco accusato di associazione mafiosa, Rosarnese assolto in tribunale, vedete la cronaca giudiziaria, il verdetto pronunciato dai giudici di Palmi. Ancora Gioia Tauro, una strada per Caristena, Caffiero de Raus, scrive a Davi. Gioia Tauro preso mentre tenta di rubare tunisino ai domiciliari, invece operazione a cinque fronti, shopping con le banconote false scoperti, arrestati dai carabinieri, il denaro era custodito all'interno dell'auto e in una scarpa. Andiamo ad occuparci adesso di Melito Porto Salvo, qui si viene per lavorare e ora siamo nei guai. Merito Porto Salvo, profilo basso del sindaco sull'operazione Ubiquatas, episodio spiacevole, dice serve un'inversione di tendenza. Meduri chiede aiuto al prefetto, pochi dipendenti e dura andare avanti e chi non ha voglia si licenzi. Vedete la conferenza stampa del primo cittadino di Meduri. E ancora dalla minoranza alla giunta, Carmelina Nucera assessore sostituisce il dimissionario Rocco De Pietro, neo assessora. Dunque Carmelina Nucera che appare in questa foto. Intanto ha annunciato per martedì un incontro con la cittadinanza per fare il punto della situazione dopo questa operazione che ha portato a diversi arresti. Marta, primatista di generosità, consente la donazione d'organi con Dofuri, sua la prima carta d'identità consapevole. Una scelta di cui sono fiera, spero che in tanti seguano il mio esempio. Vedo la consegna, il sindaco Mafrici e Marta in questa foto. Ancora Melito, Ased, né turbini in sciopero, niente raccolte in 11 comuni, rifiuti in strada per due giorni, disagi intanto per i cittadini. Vedete, l'astensione dal lavoro è stata proclamata dalla Fitti CISL, Will Trasporti e Fiaidel. Questi sono gli operai dell'Ased davanti alla prefettura di Reggio Calabria. Adesso ci occupiamo di accoglienza dei richiedenti asilo, la palestra centro straordinario a Montebello cambia la convenzione con la prefettura, bisognerà poi individuare il soggetto che dovrà gestire il nuovo servizio. Siamo nella parte finale della nostra rassegna stampa, i temi attesissimi, quelli della Locride, rete fognaria, si cambia sistema. Calabrese, il sindaco, sarà risolto il problema che d'estate sconcia il nostro mare. Conferenza stampa in municipio per la presentazione degli interventi. I lavori risolveranno il problema dello scarico delle acque reflue che vanno a finire nello Iogno. Sarà un ricordo e questo è il punto di domanda. Il mare sporco all'Ocre, vedete, durante l'estate. E qui la conferenza. A tavolo da sinistra Tripodi, Sofia Sainato, Calabrese, Pezzano e Orlando. Percepiranno fino all'ultimo euro. Locri, il segretario Scuglia risponde alla CISL sulle aspettanze dei dipendenti. Non provvede il comune, ma l'organo straordinario che deve ancora insediarsi. Vede qui il segretario Domenico Libero Squaglia.
Scuglia, scusate. E poi Motta San Giovanni può riaprire il palazzetto dello sport di Lazzaro, l'annuncio del primo cittadino Giovanni Verducci. Questo è il centro polivalente, la struttura, ricordiamo, era stata inaugurata nel 2012. A Palizzi l'annuncio invece del sindaco Scerbo, alla scuola Lampi la palestra è agibile. Il sindaco era quasi una chimera, ma siamo riusciti a vincere la scommessa. Vedete Vittorina Lampi, la palestra adiacente, la scuola a Palizzi. Bova Marina, la commissaria firma per il nuovo SPRAR, la crea a Taverna alla presenza del ministro degli interni Marco Minniti. Completiamo, accesso a Siderno, Fuda si prepara a non fare sconti, scelta politica, vedete stamattina l'attesissima conferenza stampa, sindaco senza freni, abbiamo pagato le critiche a chi ha amministrato prima di me. Tarricone, Cacciola e Pitaro, i commissari prefettizi di Siderno che dichiararono il dissesto del comune qualche anno fa. Vedete qui Pietro Fuda, l'invio della commissione accesso è un'iniziativa che parte da lontano, dice il primo cittadino. E poi qui Ilario Amendoli, ex sindaco di Caulonia. Ancora, per quanto riguarda l'Ocri, convegno su abuso del diritto e abuso del processo. Andiamo ad occuparci invece di quella che è la notizia che arriva da Caulonia. Allaro, lavori sospesi e la Belcastro protesta, il sindaco dovrebbero riprendere all'inizio della prossima settimana. È assurdo rischiare che il ponte non sia finito prima dell'estate, dice il primo cittadino. Il 16 novembre incontro con l'assessore Musmanno e i vertici dell'ANAS. Ultime news, solenne investiture a Gerace, sagro militare ordine costantiniano di San Giorgio, in cattedrale la cerimonia che la Calabria non ospitava da oltre un secolo. E poi Siderno aspettando San Martino, le iniziative all'occhio, il Lions Club, apertura anno sociale, la Roccella, la natura dell'uomo, filosofia per le scuole, dovrebbe essere questa l'ultima notizia. Infatti ancora un'altra giornata di sole oggi, ma c'è un po' di pioggia comunque in arrivo, dicono le previsioni. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie importanti. Lancette un'ora indietro questa notte alle 3 perché ritorna l'ora solare, e naturalmente per quanto riguarda il weekend dello sport, tante le sfide che si giocheranno tra oggi e domani. Ci fermiamo qui, rassegna stampa che ritornerà puntualmente lunedì per aprire una nuova settimana di informazione su Telemia canale 85 alle 13.30, da non perdere la nostra prima edizione del TG News con quelle che sono le notizie più importanti ancora del giorno e tutti i nostri servizi. Grazie per averci ospitato, a tutti voi un sereno e felice weekend, arrivederci. Venditore autorizzato Rita Severino, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna.
Centro Medico Gastroenterologico e Polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada Riposo, a Locri, la scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare, è dotata di ogni comfort tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità, è autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Patrizia Papandrea Couture crea abiti sartoriali artigianali unici, con i migliori tessuti italiani, pizzi e merletti, realizzate con antiche tecniche del tombolo e fuselli. Linee di prêt-à-porter e cerimonia donne e bimbi, abiti che regalano emozioni uniche e che rendono ogni donna una donna di classe. Patrizia Papandrea Couture, Carolina Maria. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini. Baby dance, balloon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.